Fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Carissimi fratelli e sorelle, il 16 giugno scorso abbiamo celebrato il 20° anniversario della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. E tutto questo anno liturgico pastorale è segnato dal tema che richiama la fedeltà di una sequela e il premio riservato ai veri discepoli di Cristo, la corona di gloria, la corona della vita. È in definitiva una verità che riguarda ciascuno di noi, la chiamata alla santità. Vi saluto ancora tutti con letizia e sensi di gratitudine, perché ancora una volta state dimostrando il coraggio della fede. Siete giunti su questo monte, affrontando la strada, ora il freddo, per l'affetto e la devozione, l'amore verso Padre Pio, che è per tutti noi un segno grande della misericordia di Dio, una icona di Cristo crocifisso, un povero frate che ci aiuta a trovare o ritrovare la strada del ritorno al Padre che è nei cieli, un richiamo alla vera sequela di Cristo. La promessa che troviamo nel libro dell'Apocalisse e che ci è stata rivolta poc'anzi, per certi versi dà fondamento scritturale a una visione precedente all'ingresso in convento di Padre Pio ed estende questa prospettiva a ciascun battezzato, a ciascuno di noi. Sarà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella sua gloria, a chiamare alla sua destra quelli che avranno vissuto amando concretamente il prossimo in difficoltà, come abbiamo ascoltato nel brano evangelico di Matteo, quelli cioè che si saranno comportati da veri discepoli del Signore. Pochi giorni prima di partire per il noviziato, il quindicenne Francesco Forgione, futuro Padre Pio, pur avendo sentito fin dai più teneri anni la vocazione allo stato religioso, avvertì il falso diletto di questo mondo. Sono le sue parole. In quello stato di incertezza fu confortato da una visione intellettiva. Si vide, dice Francesco Forgione, al suo fianco un uomo maestoso e di rara bellezza, splendente come il sole, che lo condusse in una spaziosissima campagna dove c'erano due gruppi di uomini. Quelli del primo gruppo erano di volto bellissimi e ricoperti di bianche vesti, candide come le nevi. Gli altri, invece, erano di orrido aspetto e vestiti di abiti neri a guisa di ombre oscure. In mezzo a queste due schiere si trovavano il ragazzo, Padre Pio, ed il suo accompagnatore, Gesù. Ad un certo punto comparve davanti a loro un uomo di smisurata altezza, da toccare con la fronte le nuvole e con il volto scuro che avanzava sempre di più. Il giovanetto, già sconcertato, fu preso da un vero e proprio terrore quando l'uomo maestoso e di rara bellezza lo invitò a battersi con quel gigante nero che sembrava essere sì forte da non bastare per atterrarlo neppure le forze di tutti gli uomini uniti insieme. Ma lo splendido personaggio gli era accanto e gli disse: «Vana è ogni tua resistenza, con questi ti conviene azzuffarti. Fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanzati coraggiosamente, che io ti starò dappresso. Io ti aiuterò
e non permetterò che egli ti abbatta. In premio della vittoria che ne riporterai, ti regalerò una splendida corona che ti fregerà la fronte. Così rincuorato, il futuro Padre Pio si fece animo ed entrò in combattimento con quel formidabile e misterioso personaggio. E grazie all'aiuto che gli veniva apprestato dalla sua splendente guida, alla fine lo vinse e lo costrinse alla fuga, seguito dagli uomini scuri come ombre che imprecavano urlando. Intanto quelli vestiti di bianco innalzavano lodi verso l'uomo maestoso e luminoso più del sole, che ad un certo punto estrasse da sotto le sue vesti una corona di rarissima bellezza, che vano sarebbe di poterla descrivere, e la pose sul capo del ragazzo, ma subito se la ritirò dicendo: «Un'altra più bella ne tengo per te riservata, se tu saprai bene lottare con quel personaggio col quale orora tu hai combattuto. Egli ritornerà sempre all'assalto per rifarsi dell'onore perduto. Combatti da valoroso e non dubitare del mio aiuto. Tieni ben aperti gli occhi, perché quel personaggio misterioso si sforzerà di agire contro di te per sorpresa. Non ti spaventi la di lui molestia, non paventare della di lui formidabile presenza. Rammentati di quanto ti ho promesso. Io ti sarò sempre dappresso, io ti aiuterò sempre affinché tu riesca sempre a prostrarlo». Fin qui il racconto che Padre Pio descrive in un racconto autobiografico. Questa visione, in definitiva, descrive l'intera vita di Padre Pio, che fu una continua lotta contro il principe delle tenebre, vinta con l'aiuto del Signore e grazie alla quale, vivendo il comandamento unico dell'amore, il cappuccino stigmatizzato ha potuto meritare quella corona di gloria che gli è stata riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa il 16 giugno di 20 anni fa, con la proclamazione della sua canonizzazione. Abbiamo voluto rileggere questa esperienza mistica del giovane Francesco alla luce del libro dell'Apocalisse e del Vangelo di Matteo, per ricordare a ciascun battezzato che la chiamata alla santità è universale. Lo ha affermato la Costituzione del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, al numero 40, e lo ha ribadito più recentemente lo hanno ribadito recentemente due pontefici, San Giovanni Paolo II, che ha scritto: «Questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno». E Papa Francesco, che ci invita a guardare agli esempi che provengono dalla cosiddetta santità della porta accanto, che lui vede nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. Diventare anche noi santi della porta accanto è il modo migliore per essere autentici devoti di Padre Pio, che citando San Paolo ha scritto: «Mi sforzerò con la divina grazia di essere un buon sacerdote religioso, da arrivare un giorno a poter dire con l'Apostolo, senza tema di mentire, diventiamo suoi imitatori come lo è stato del Cristo, come lui lo è stato del Cristo». Fratelli e sorelle carissimi, la santità
è uno stato di vita che ci appartiene in ragione del battesimo ricevuto. Come ho scritto nella lettera programmatica di quest'anno liturgico pastorale, richiamando il progetto iconografico realizzato da padre Marco Rupnik, il battesimo ci abilita ad una vita nuova. È una verità che non allude semplicemente ad un cambiamento esteriore delle nostre abitudini e nemmeno al far approdare a nuove opinioni o concezioni della vita stessa. Si tratta dunque di avere sempre più consapevolezza che il battesimo tocca la struttura profonda del nostro essere. Non apparteniamo più al mondo dei morti, ma dei vivi, dei risorti. Questo ci ricorda il battesimo. Anche noi, fratelli e sorelle tutti, siamo destinatari della corona di gloria. E allora, buon cammino a tutti sulla strada della santità. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato.